Mi chiamo De San Giovanni Francesco. Io ho iniziato a nuotare all'incirca negli anni 60, primi anni 60, 63-64. Io, a prescindere che vengo da una famiglia di nuotatori, di pallanuotisti, ho approfittato del fatto che mio padre era già inserito nel nucleo della società Mestrina Nuoto. Quindi ho iniziato proprio nell'acqua. Essendo nato a Mestre, ho iniziato proprio con la Mestrina Nuoto che è stata fondata nei primi anni 50. Mio padre, all'incirca negli anni 60, ha avuto un contratto come allenatore ed è rimasto per 20 anni. Io ho seguito, diciamo, le sue orme e quindi ho iniziato nel 63-64 prima a nuotare e poi a giocare a pallanuoto. Nel 64 avevo 3 anni esattamente. Diciamo, sono stato molto precoce perché ho dei ricordi della Mestrina Nuoto, dove avevamo la nostra piscina, chiamiamola privata, ed era un club meraviglioso. Io ho iniziato proprio a 3 anni e mi ricordo con una piccola spinta in acqua un vecchio allenatore che è il signor Giorgio Salvadori, e lì ho fatto un provino e già mi trovavo bene. Beh, e la piscina di Mestre da noi era come un club. Avevamo il bar, avevamo anche una piccola sala giochi dove noi ci divertivamo. Era un mondo completamente ovattato e molto entusiasmante. Beh, il nuoto a quei tempi aveva una grossa considerazione anche perché noi venivamo dai fasti di Venezia e quindi stiamo parlando di quello che delle attività che c'erano alle Zattere, la piscina Passoni e la Rarinates Ferrovieri. Penso che da lì siano partiti tutti quanti i nuotatori che poi hanno trasformato Mestre dal punto di vista sportivo. Le abitudini sociali di quell'epoca erano, secondo me, fantastiche perché avevamo un club, avevamo la possibilità di fare sport, ma soprattutto avevamo il dopo sport, che era una cosa che portava socializzazione. La mia carriera sportiva è stata fino al 1979 come giocatore a Mestre. Dopodiché sono emigrato a Genova per provare ad essere, tra virgolette, un professionista della pallanuoto. Ci sono riuscito per 2 o 3 anni, dopodiché sono ritornato in Veneto e ho iniziato a fare allenatore. Un percorso un po' irto di difficoltà, anche perché ci muovevamo in contesti completamente diversi. Quindi già la Pallanuoto Liguria era un caposaldo dello sport. I ricordi sono tantissimi, sono accavallati nel tempo, però sono sempre ricordi positivi perché, ripeto, noi avevamo un club, avevamo, mi ricordo, dei campionati addirittura interpiscina, nel senso che avevamo degli incontri importanti tra società padovane, società trevigiane, società mestrine, società veneziane. Erano dei ricordi importanti perché poi da lì sono nati anche molti altri atleti partendo dal piccolo e facendo delle cose fatte in casa. Eravamo tutti mestrini o veneziani all'epoca. Dei ricordi, ricordi tantissimi dal punto di vista di nuoto quando facevamo le gare di club tra di noi. E di pallanuoto quando un po' alla volta siamo riusciti a crescere e a sviluppare e a portare la società e soprattutto la pallanuoto sino ad un livello che chiamiamolo tra virgolette era professionistico. Da lì sono nati molti atleti, ne potrei citare qualcuno, ma in questo contesto sarebbe limitativo perché io partecipavo, ero un discreto giocatore, ma ce ne sono nati tanti che hanno avuto delle carriere poi all'interno dello sport molto importante. I miei primi allenatori sono stati il famosissimo Cianci Veclani, Giorgio Salvadori, mi ricordo un tale Cordella, mi ricordo Renato Bignotto, erano questi che facevano allenatori di nuoto. Poi nella pallanuoto ho avuto per un periodo il fratello di
di Fabio Rebesco, Emanuele Rebesco, e poi ho seguito mio padre, perché chiaramente mi ha preso sin da piccolo, mi ha messo sotto la sua protezione. Un vantaggio e anche uno svantaggio per certe cose, essere figlio di una persona importante che chiaramente ha portato in alto magari anche la mia figura, ma dal tempo stesso mi ha fatto crescere un po' sulle spine. Tra le manifestazioni sportive che io ricordo di più sono i Giochi della Gioventù. I Giochi della Gioventù, che forse mi pare che adesso non ci siano più, erano giochi intersocietari che andavamo spesso a Roma, mi ricordo, e partivamo con il famoso autobus carrozzone dove tutti quanti noi ragazzi, 12enni, 13enni, andavamo a fare quello che adesso si chiama la mini pallanuoto. Mio padre, di San Giovanni Renato, è nato nel 1925. I miei ricordi sono, per sentito dire, che negli anni 40 si è formato la Rinantes Ferrovieri assieme al mitico Cianci, a Giorgio Salvadori. Mi raccontavano che nel 1947 avevano trovato un ragazzo molto, molto promettente dal punto di vista paranotistico. Lo hanno portato assieme al mitico Cesare Rubini di Trieste alla canottiera Olona, canottiera Olona di Milano, adesso è di Varese invece la canottiera Olona, e da lì è iniziato un percorso che lo ha portato in giro per Camogli, prima società con cui ha vinto 5 scudetti consecutivi. Nel 1952 contemporaneamente ha fatto le Olimpiadi, è sempre a Cesare Rubini, che è un triestino noto nella Hall of Fame ancora del basket e anche della pallanuoto. E ha fatto un breve passaggio a Trieste nel 1956 per concludere la carriera poi a Mestre negli anni 60. Ha fatto un periodo, chiamiamolo, molto esaltante in Liguria, dove è stato per parecchi anni capocannoniere. Lo chiamavano Manina d'Oro perché era il centroboa titolare della nazionale per parecchi anni. Mio padre all'inizio degli anni 60 si è trasferito a Mestre direttamente da Venezia, perché Venezia aveva un'attività come macellaio, e ha accettato la proposta mi pare, di Giorgio Salvadori. Ed è venuto ad allestire questa piccola squadra che nell'arco degli anni l'ha portata dalla Serie C alla serie, chiamiamola Serie B, che corrispondeva alla nostra Serie A all'epoca. Dagli anni 63 fino agli anni 79, insomma, ha durato 16-17 anni, creando un gruppo che era forte ed era noto perché all'epoca era uno dei capisaldi della regione e anche in Italia della pallanuoto. Da lì sono nati molti atleti che poi, percorrendo gli anni sino a 2 o 3 anni fa, su quello che è stato creato, è stata radicata la pallanuoto a Mestre come unica all'epoca punto di riferimento veneto della pallanuoto. Del Triveneto c'era l'alternativa alla Triestina.